benvenuti a questa nuova puntata con il reverendo Marco Lupi Speranza. Vediamo se è in collegamento e poi iniziamo subito. Buonasera, buonasera Marco. Benissimo, direi che possiamo iniziare quindi questa puntata dove il nostro reverendo Marco Lupi Speranza ci parlerà dei 10 cieli descritti da Enoch. Gli lascio subito la parola a te, reverendo. Allora, oggi parliamo del concetto religioso o filosofico dell'aldilà e di chi lo abita. Se ne sono dette di ogni sorta, noi chiaramente andiamo avanti con la nostra rassegna dei libri di Enoch, proseguendo sulla base di quanto già detto nelle precedenti puntate. Per non prendere il discorso troppo alla larga, daremo per scontato che i nostri ascoltatori abbiano chiaro il concetto di aldilà, almeno per grandi linee, nelle varie culture medio orientali. Potete comunque colmare qualche lacuna ascoltando gli altri video che trovate su questo canale. Come abbiamo già detto, quando prendiamo in mano un testo sacro, non stiamo leggendo di una visione teologica a sé stante, ma ci troviamo davanti a una stratificazione che include in maniera più o meno visibile tutta una serie di elementi, eventualmente rielaborati nel corso del tempo, che ruotano attorno a una struttura archetipica che può essere fatta risalire alla tradizione orale preistorica. La preistoria, infatti, per definizione, a molti verranno in mente i cavernicoli che colpiscono con la clava i dinosauri, ma le cose non stanno proprio in questo modo. Gli uomini della preistoria, ovvero le persone che sono vissute prima della comparsa metodica della scrittura, potevano non sapere come funzionava materialmente il mondo, ma sicuramente tra loro vi erano anche individui dotati di un grande acume. Quello che notiamo in fase preistorica, come ad esempio nelle pitture rupestri del periodo paleolitico, è che certo la scrittura non era ancora stata formalizzata, ma capiamo per quale motivo si è riusciti ad arrivare ai sistemi alfabetici. Le pitture rupestri mostrano un'esigenza, un desiderio da parte degli uomini primitivi di prendere nota degli eventi che accadevano attorno a loro. La presenza delle pitture indica la capacità di rappresentare e interpretare messaggi simbolici. Vedo un bufalo e lo disegno. Quello sulla parete non è un bufalo, ma quando lo guardo lo interpreto come tale, sapendo che non è un animale vero e proprio. Questa capacità di distinzione simbolica, che può apparirci banale, non è propria di tutti gli animali. Per cui in questa fase preistorica abbiamo prova che l'essere umano è già pronto a una maturazione intellettuale. Ma fino a che punto questa primitiva intelligenza è sviluppata nel Paleolitico? Se guardiamo le pitture rupestri, ad esempio di Lascaux, notiamo una cosa interessante. Stiamo parlando indicativamente del 18.000 a.C., ovvero sia il 180° secolo a.C., ne è passato di tempo, eh? Gli storici fanno di tutta l'erba un fascio a causa dell'assenza documentale, mettendo l'etichetta Paleolitico a tutto il periodo che va da 2 milioni e mezzo di anni fa fino al 10.000 a.C., quando sembra essere iniziato il periodo agricolo stanziale. Per cui immaginate in quale pozzo di tradizioni si può andare a pescare. Pensate che il più antico tempio di pietre è quello di Göbekli Tepe in Turchia, che risale grosso modo al 9500 a.C. I primi impianti architettonici o perlomeno scultorei sulla piana di Giza sono indicativamente di questo periodo storico. I testi sacri di cui disponiamo ai nostri tempi, che per lo più sono passati attraverso il territorio egizio, fanno risalire il diluvio universale a questo periodo, cioè il 9500 a.C. circa. Geologicamente si parla del periodo post-glaciale, dove quel terribile diluvio è storicamente rappresentato dallo scioglimento, per un motivo o per l'altro, della cappa di ghiaccio che aveva attanagliato le nostre terre e che si ritira proprio attorno al 10.000 a.C. Quindi bisogna anche considerare il fatto che durante il lungo periodo di quella glaciazione, durata tra alti e bassi circa 100.000 anni, l'essere umano è andato incontro ad un ambiente estremamente ostile che, verosimilmente, ha arrestato le possibilità di evoluzione tecnica. Al termine della glaciazione, verso il 10.000-9.700 a.C., iniziano appunto le costruzioni megalitiche ed è abbastanza logico che i nostri antenati abbiano scelto di adorare il sole, visto il freddo che avevano patito in precedenza. Gli archeologi datano invece le pitture rupestri di Lascaux in Francia a circa il 18.000 a.C., ovvero durante quella glaciazione. Quindi, prima della glaciazione, già i nostri progenitori erano in giro a dipingere pareti. Parliamo di progenitori in termini intellettuali, chiaramente.
È ovvio che ci fosse qualcuno, ma la cosa che ci interessa in questo frangente è il fatto che quel qualcuno disponesse già del senso della ragione. Questo lo ritroviamo tanto nella specie moderna di cui facciamo parte noi, tanto nell'uomo di Neanderthal, ormai sostanzialmente estinto, ma il cui patrimonio genetico si è fuso al nostro. Immaginiamo quindi la loro civiltà come se fosse la nostra, trovarsi a dover fronteggiare quel terribile cambiamento climatico. Così lontani nel tempo, quindi prima di quel famigerato e del tutto concreto diluvio, ma su questo piano storico molto meglio dire inondazione, come peraltro definita dalle edizioni bibliche inglesi, che trovano riscontro tanto nelle versioni ebraiche quanto ancora di più nei testi babilonesi. Ma della questione del diluvio parleremo magari meglio in un'altra occasione. Questi uomini preistorici, intellettualmente evoluti, abbiamo quindi detto che erano in grado di elaborare e decodificare messaggi simbolici, i dipinti rupestri, ma sorprendentemente troviamo qualcosa di più. All'interno di questi dipinti a colori troviamo, oltre agli animali, agli uomini, alle piante, alle scene di caccia, eccetera, che fanno parte della vita e del mondo di quegli artisti che le hanno rappresentate, troviamo anche registrazioni, molto alla buona, degli eventi astronomici. Le fasi lunari, il movimento del sole, qualche costellazione. Alcune di queste configurazioni simboliche le ritroviamo poi identiche o eventualmente arricchite nelle successive culture, ad esempio nei culti degli antichi imperi medio orientali, a indicare una continuità della tradizione. A Lascaux troviamo anche un'altra cosa bellissima, le impronte in negativo delle mani di quel popolo realizzate con una tecnica che ha impressionato le mani e gli avambracci dei soggetti appartenenti a quella comunità prediluviana. Abbiamo così la possibilità di vedere una sorta di piccola fotografia di quelle persone e il profilo delle loro mani sembra quasi un saluto che da lontano riesce a giungere sino a noi. In quelle mani si possono vedere molte cose: la salute, i sentimenti, il desiderio di esistere, la percezione di se stessi e i sentimenti di quel popolo storicamente muto. Stiamo parlando di persone in tutto e per tutto come noi, oltre 20.000 anni fa, non solo dal punto di vista fisico ma anche intellettuale. Chiaramente poi quelle rappresentazioni simboliche hanno attraversato il tempo mutando attraverso le varie culture, ma rimanendo sostanzialmente il perno su cui le simbologie hanno ruotato. Simbologie sacre certamente in quanto i primi culti sono stati incentrati su chi non c'era più, sugli antenati, in uno dei misteri che più hanno tormentato l'essere umano: da dove veniamo e dove andiamo, ovvero come nasciamo come esseri spirituali e quale destino ci si prospetta dopo l'esistenza fisica. Sono passati oltre 20.000 anni e possiamo avere tutte le convinzioni del mondo, ma di risposte vere e proprie la nostra scienza ancora non è stata in grado di darne. Sul nesso che lega il pensiero dei nostri predecessori prediluviani, o meglio preglaciazione, alle attuali concezioni religiose, potete trovare un'ampia spiegazione nel nostro libro L'Alba degli Dei. Con le tradizioni simboliche si sono preservate anche quelle orali, i nuclei principali. Si tratta delle storie semplici attorno alle quali sono state poi elaborate mille più varianti. Ecco quindi che in epoca classica le credenze religiose continuavano a essere basate sugli archetipi narrativi, mantenendo gli antichi messaggi e le simbologie fondamentali sovraccaricate da messaggi aggiunti successivamente. Gli elementi fondamentali quindi sono quelli naturali: l'uomo, gli animali, le piante e il cielo con i suoi movimenti. E si va ancora oltre. Attraverso la rappresentazione di animali e al contempo di stelle, già nel Paleolitico, iniziamo a trovare le prime elaborazioni delle costellazioni. Come quando da bambini si cerca nella forma delle nuvole un qualche animaletto o oggetto, allo stesso modo i nostri antichi predecessori cercavano nelle stelle delle immagini che peraltro li avrebbero poi aiutati a memorizzare la disposizione celeste, arrivando con i secoli successivi a elaborare calendari e sistemi per navigare in terra e in mare, orientandosi con le stelle. A un certo punto non gli sarebbe bastata più la semplice osservazione occasionale, ma i nostri antichi amici ebbero bisogno di costruire degli strumenti per misurare il movimento degli astri. Nacquero così i templi e le costruzioni sacre. Poi si accorsero che a certe posizioni degli astri corrispondevano determinate condizioni astronomiche e così iniziarono a elaborare i calendari di pietra che in un certo qual modo erano strumenti adatti a prevedere il futuro, ovvero sapere in anticipo come si sarebbe svolto il cambio delle stagioni. Si tratta di uno strumento molto importante senza il quale sarebbe stato arduo il passaggio da una vita di cacciatori nomadi a quella di agricoltori stanziali.
Questi antichi ingegneri, quindi questi cari astronomi della preistoria, fecero il primo passo attraverso la conoscenza con cui l'essere umano poteva iniziare a cambiare l'ambiente che lo circondava. La pittura rupestre in sé è già un cambiamento di carattere estetico, ad esempio, ma questa volta poteva cambiare l'ambiente in maniera programmatica, sfruttando attivamente il ciclo stagionale per piantare e raccogliere metodicamente piante utili all'alimentazione. Questo significava molto, significava avere cibo tutto l'anno, non aver bisogno di spostarsi in continuazione per cercarlo, correre meno rischi e molte altre belle cose. La conquista del calendario, in effetti, ha costituito un salto evolutivo enormemente importante, un po' come lo sviluppo del laboratorio elettronico nella nostra epoca. Vediamo quindi come le cose possono essersi trasformate con il tempo, ma come non sia mai stato buttato via nulla. Questo passaggio dalla caccia all'agricoltura viene ricordato anche nei libri di Enoch. Ecco quindi che andiamo a toccare l'argomento di quest'oggi, il paradiso. Intanto il termine, che deriva dall'iranico, è paradisa, significa semplicemente giardino. Chiaramente viene in mente l'immagine del paradiso terrestre, come viene chiamata simbolicamente la regione araba di Eden, oggi pronunciata Aden. La Septuaginta ce lo spiega chiaro e tondo in Genesi 13:10. Questi giardini sono in buona sostanza quei paesi o nazioni basati su una vita agricola stanziale, lì dove il genere umano, Adam, si guadagna da vivere coltivando. Adam viene dalla terra, ovvero trae nutrimento dalla terra attraverso la coltivazione. Attenzione, perché qui stiamo leggendo l'impianto dei testi ebraici senza la sovrastruttura simbolica ebraica. Come ci ricorda anche Hamza Roberto Piccardo, che ha curato un'edizione italiana del Corano, la persona saggia non si ferma a una superficiale lettura simbolica delle scritture, ma va oltre cercando i significati sottostanti. Sappiamo che anticamente diverse culture medio orientali avevano questa concezione dei cieli che corrispondono sul piano astronomico alle orbite di vari corpi del nostro sistema solare. Per chi volesse approfondire la questione su questo piano, che è quello originale, non posso che suggerire di dotarsi di un buon manuale di astronomia, che è una disciplina interessantissima e offre senz'altro tutte le opportunità per contemplare il creato. Il terzo libro di Enoch è abbastanza esplicito su questa posizione, oltre che a riportare in codice moltissime informazioni di astronomia, che trovate analizzate dettagliatamente nelle note ai libri di Enoch. Sulla questione astronomica vera e propria non credo che ci sia altro da aggiungere, poiché oggi è annoverata tra le scienze e troverete tantissime e tantissime pubblicazioni a proposito. Nello sviluppo del tema di oggi è invece il caso di approfondire la trasformazione a cui sono andati incontro questi concetti attraverso l'elaborazione letteraria, in particolare appunto nel modo in cui compaiono nei libri di Enoch. Vediamo quindi che i corpi celesti si spostano nel cielo per effetto e volere di entità antropomorfizzate che vengono, si badi bene, simbolicamente, messi nel cielo. Non parliamo quindi del paradiso nel senso di giardino, come abbiamo spiegato poc'anzi, su cui di fatto il discorso si esaurisce nella Septuaginta in Genesi. Parliamo invece del paradiso così come è indicato dalla lingua inglese. In lingua inglese esiste certo il termine paradise, che viene dal latino, ma ha un uso marginale. Il termine più radicato e utilizzato nella letteratura sacra è invece heaven. Questo termine indica indiscutibilmente il firmamento, ovvero il cielo notturno puntellato di stelle. Oltre al fatto che i libri di Enoch traboccano di prove a supporto di questa interpretazione, possiamo notare come l'usanza del capro espiatorio, descritta in 1 Enoch 10, preveda che il sacrificio venga ricoperto di rocce grezze e frastagliate. Il termine inglese heaven trova infatti origine nel termine proto-indoeuropeo ak, acuminato, attraverso l'espressione akman, che indica le pietre acuminate. Quindi il termine kem, la copertura, cioè la volta celeste. Pertanto il paradiso nel senso di heaven è la volta celeste, coperta di pietre acuminate. Infatti il capro espiatorio, chiamato Azazel, viene condannato all'oscurità, ricoperto di queste rocce acuminate che sono poi le stelle. Che sia proprio il capro a essere demonizzato è dovuto a un avvicendarsi delle ere astronomiche, quindi si tratta dell'ariete, quando poi si passa all'era dei pesci in corrispondenza della fase cristiana. Anzi, lasciate che faccia una profezia. Se tutto andrà come è sempre stato,
Attorno all'anno 2160 arriverà il profeta dell'era di Acquario e verrà instaurata un'unica grande religione mondiale. Ve lo dico non perché stamattina ho sbattuto la testa, ma perché pare si tratti di un'usanza che è stata mantenuta per decine di migliaia di anni. Peraltro, stando alle scritture, l'età dell'Acquario porterà a importanti cambiamenti climatici e forti piogge. Ricordate sempre che non si tratta della parola di visionari, ma dei nostri antichi astronomi. Nel frattempo procuratevi una sciarpa perché in quest'epoca di riscaldamento globale sta facendo sempre più freddo, ma qualcuno deve vendere frigoriferi agli eschimesi e quindi non la racconta giusta. Bene, posso solamente aggiungere una cosa, che la questione del paradiso visto come un giardino è una cosa che troviamo anche nell'Islam e nella Bibbia, anche se non proprio specificatamente, comunque ce lo illustrerà adesso il reverendo, ossia il cosiddetto paradiso terrestre viene visto come il paradiso per l'aldilà, anche se in realtà da nessuna parte nella Bibbia viene specificato questo. Torniamo allora al paradiso e ai suoi cieli. Tutto quanto detto in precedenza viene recepito dagli studenti seguaci di Rabbi Ishmael che elaborano il testo finale del terzo libro di Enoch, quindi lo schema simbolico dei cieli che ne risulta è molto significativo. Sopra al più antico sistema a sette cieli, abbiamo infatti visto la volta scorsa come sette siano i creatori del culto pagano politeista più antico, questi sette cieli diventano 10 per effetto del retaggio raccolto durante la cattività babilonese. Abbiamo infatti già spiegato come il numero 10 indichi la perfezione in ambito babilonese. Si tratta anche di un'affermazione legata al sistema metrico decimale. In Mesopotamia, infatti, l'unità di misura del doppio cubito era equivalente a un metro, per motivi ben precisi legati alla pratica astronomica che trovate spiegati nei nostri testi. Ribadiamo poi che i libri di Enoch non sono stati scritti da Enoch, ma eventualmente ispirati o incentrati su questo personaggio, come si denota molto chiaramente dalla lettura. In effetti la tradizione teologica o comunque esoterica del fatto che vi siano sette cieli è stata alquanto diffusa, ne abbiamo anche traccia nel Medioevo, dove in testi cabalistici spagnoli del XII secolo vi era appunto questa descrizione dei sette cieli in cui vi erano sette firmamenti che dividevano ognuno di questi cieli e in ognuno di questi cieli vi era un pianeta abitato oltre la Terra, che era l'ottavo pianeta abitato, tutti i pianeti che in qualche modo dipendevano da Dio, taluni abitati da esseri umani imparentati con Adamo, altri invece di altre specie. Ma non interrompiamo il reverendo, lasciamolo andare avanti con la sua interessante spiegazione. Adesso andiamo a vedere brevemente come è strutturata questa divina commedia ebraica, se ci passate l'analogia, che troviamo in particolare nel terzo libro di Enoch. A livello più basso abbiamo lo Sheol, che se può apparire poco familiare, altro non è che il Tartaro della religione greca. Si tratta del luogo di reclusione dei titani, che erano stati distrutti dal diluvio e sono quindi gli abissi marini, che poi diventano con il tempo le acque di faglia. Sopra questo troviamo la Geenna, un mondo infero simile all'Ade greco, dove le anime dei defunti restano recluse in grotte, alcune destinate alla distruzione nel giudizio finale, altre semplicemente messe in attesa in una sorta di noioso purgatorio. Fin qui si tratta di un retaggio prettamente ellenico, anche perché dal lato babilonese l'inferno chiamato Kur altro non è che il delizioso giardino di Eden. Infatti, nella letteratura sumera, Inanna convince il fratello Utu a seguirla a Kur per mangiare dell'albero della conoscenza che rivelerà loro i segreti del sesso. E questi sono i gemelli primordiali associati appunto alla costellazione dei gemelli, da cui parte tutta la storia religiosa contemporanea. Siamo alla fine della glaciazione e all'alba di quella che possiamo considerare la linea storica della nostra attuale specie. Tutti i dettagli li trovate nel libro L'alba degli dei. Se avete seguito tutte le puntate di questa serie, potete vedere come i discorsi si innestano l'uno sull'altro.
Quindi non la Bibbia, non la Torah, ma i testi sumero-babilonesi sono quelli che ci forniscono i racconti nel loro formato privo di censure. Certo è più comodo leggere un libro piuttosto che un'intera biblioteca. Infatti l'inclusione di Genesi nella Torah altro non è che un riassunto di un'intera collana di testi mesopotamici. A questo punto abbiamo visto gli inferi e passiamo invece ai cieli che in ebraico sono indicati dal termine Shamayim. Nel Talmud, che è la raccolta più importante dei commenti rabbinici, ne sono indicati 7, ma noi vedremo tutti i 10 cieli così, come riportato dal terzo libro di Enoch. Se confrontate la descrizione fatta da Enoch con quella fatta dal Talmud, troverete comunque qualche piccola differenza a parte il numero dei cieli. Partiamo con il livello degli uomini. Qui dove ci troviamo noi ora è un mondo che fa parte già del primo cielo, chiamato Wilon, che in ebraico indica il velo. Fate attenzione quando leggete i testi ebraici perché normalmente tendono a non essere metodicamente in accordo l'uno con l'altro. Il velo in questione è quello della luce lunare. La luna vede la sua orbita in questo cielo e, quando presente, maschera l'oscurità dell'abisso celeste. Fisicamente si tratta del luogo dove si trova l'aria, che abbiamo già visto è l'afflato vitale, lo spirito santo con cui l'essere animato prende vita. L'anima o pneuma è il respiro, che anche in ambito egizio era considerato il fondamento della vita. Questo cielo è dedicato in pratica all'uomo quando è vivo. Gli esseri umani a livello angelico sono chiamati Ishim. Ora, se tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che conosce un po' di letteratura ebraica, potrebbe obiettare che gli Ishim sono invece nel quinto cielo e non nel primo. Questo è dovuto al fatto che l'angelologia giudaica è basata nel testo dello Zohar, che è ben più tardo dei libri di Enoch. Lo Zohar data infatti al XII secolo d.C. circa e ha visto le stampe solo nel tardo XV secolo. Pertanto, da quanto abbiamo potuto analizzare, tutti i testi ebraici e cristiani che trattano di angelologia, nessuno escluso, partono dai testi dei libri di Enoch, che sappiamo benissimo essere stati già in uso alcuni secoli prima di Cristo. Chi conosce le categorie angeliche della teologia cattolica troverà in questo trattato alcuni piccoli disallineamenti, ma evidentemente, essendo il testo di Enoch molto più antico dei testi cattolici, risulta quello a cui fare riferimento. Peraltro i libri di Enoch sono il trattato più completo che sia in circolazione sul tema angelologico, oltre a essere estremamente coerenti e in linea con le tradizioni. La simbologia di cui sono caricati, peraltro, è relativamente facile da comprendere e inquadrare nel panorama culturale del Medio Oriente. Vari critici contemporanei che hanno preso atto dei veri contenuti del testo hanno affermato che i libri di Enoch sono trattati scientifici e non religiosi. Certo, la componente scientifica in questi testi è notevole e molto evidente, oltre a tutti i contenuti codificati di cui diamo piena spiegazione nella nostra edizione. La religione peraltro nasce come maschera per la conoscenza scientifica e storica ed è stata utilizzata per orientare il dominio pubblico. La scienza è quindi un fattore inscindibile dal discorso religioso perché in caso contrario si parla o di codici di legge o di testi legati alle superstizioni. La religione quindi, quando trattata da addetti ai lavori, ha una componente insindacabilmente scientifica mediata dalle analogie filosofiche. Saliamo quindi al secondo cielo, Rakhia, che indica un'estensione, una vastità. A questo livello corrisponde il pianeta Mercurio per il semplice fatto che anticamente gli astronomi avevano teorizzato l'universo come centrato su una terra sferica attorno alla quale ruotavano gli altri corpi celesti, su orbite via via crescenti. Ripetiamo che la Terra in queste scritture è sferica. Si tratta di un concetto già noto in epoca remota e si può solo storcere il naso nel considerare che successivamente questa conoscenza sia andata perduta tra i più. Penso che non sia il caso in questa occasione di dilungarci sulla questione della terra piatta e del violento oscurantismo cattolico, sul quale ritengo che i nostri ascoltatori si siano già fatti un'idea. Rakhia alle volte viene tradotto come firmamento, ma non è un'interpretazione adeguata. Mercurio infatti fa parte delle cosiddette stelle mobili, ovvero è un pianeta, mentre il firmamento vero e proprio è quello delle stelle fisse. Su Mercurio si potrebbe parlare a lungo e vi invito pertanto ad ascoltare la scorsa puntata se non l'avete già fatto, in cui abbiamo parlato dei giorni della settimana. Fatto sta
che questo cielo è quello dove sono simbolicamente collocati i Nephilim, ovvero i discendenti degli angeli caduti, della tradizione ebraica. In questo secondo cielo troviamo ancora spazio per l'essere umano, o meglio per l'anima dei defunti. Il fatto che venga chiamato firmamento perde di significato nella complessa struttura che stiamo andando a vedere, poiché il piano del firmamento delle stelle è stato spostato più in alto a varie riprese. Quindi il fatto che qui nel secondo cielo si trovi una vecchia collocazione del cielo stellato indica che questa struttura metafisica, questa descrizione del mondo immateriale, si è venuta a creare un po' alla volta nel corso dei secoli o dei millenni. Si tratta di un processo di trasformazione incrementale della concezione metafisica che vedremo ancora quando parleremo dei testi sacri e della storia sumero-babilonese. Quindi inizialmente la struttura dei cieli prevedeva solo il primo e il secondo, cioè il piano dei vivi e quello dei defunti, la terra e il cielo. Si tratta appunto del livello della stratificazione archeologica, per così dire, in cui era sviluppato e diffuso principalmente il culto degli antenati. Saliamo ancora nel nostro percorso, arrivando quindi al terzo cielo, chiamato Sheakim, che significa nuvole. Abbiamo già visto nelle scorse puntate come gli angeli caduti sul piano simbolico sono le nuvole che piovono sulla terra. Ricordiamo che angelo è un termine che deriva dal greco e indica semplicemente un emissario o messaggero, ma che è meglio ricondotto al culto solare. Qui dal terzo al sesto cielo si trovano in generale gli Elohim, quindi divinità del precorso politeismo solare, ancora in voga ai tempi del profeta Muhammad. Nello specifico, nel terzo cielo troviamo i Malachim, quindi i sovrani. Sono i sovrani del passato, in particolare, ai quali evidentemente viene riservato un paradiso preferenziale. L'altra caratteristica importante da notare nella simbologia di questo cielo è proprio riferita alle nuvole e alla pioggia. Le anime che salgono a questo livello infatti sono destinate a ricadere sulla Terra in un processo di continua reincarnazione, così come avvenne per volere o pena agli angeli caduti. E visto che siamo su questi personaggi, è comunque il caso di specificare che non si trattò di una ribellione, ma la loro discesa, come ci spiegano i libri di Enoch, era stata pienamente autorizzata con due ordini di servizio provenienti dall'alto. In vari passaggi, anche biblici, le nuvole sono considerate mezzi di trasporto per gli esseri del paradiso. Niente di schivolanti, quindi, ma solo vapore e acque. A livello astronomico, questo strato venne associato all'orbita del pianeta Venere. In questo cielo troviamo la collocazione delle prime armate celesti che poi con il tempo vengono riposizionate e le ritroviamo anche più in alto. In effetti ci sono armate anche nel primo cielo, rappresentate dagli Erelim, che sono i combattenti per la causa religiosa, che è poi politica ed etnica sul piano fisico. Ma qui nel terzo cielo troviamo le prime armate di carattere metafisico. Queste armate sono al servizio del sovrano del quarto cielo. A comandare le armate come ufficiali troviamo gli Hashmalim, che nella teologia cattolica vengono chiamati dominazioni. Lo ripetiamo ancora una volta, se confrontate la gerarchia angelica cattolica con quella di Enoch trovate delle differenze. Infatti la gerarchia angelica del cattolicesimo è dedotta attraverso il testo del De Celesti Hierarchia attribuito al siriaco Dionigi l'Areopagita, che fa delle considerazioni mettendo assieme vari testi biblici. Si tratta di un lavoro derivato, basato su opere secondarie, già rimanipolate e per di più scelte arbitrariamente, e quindi viene fuori una cosa priva di senso pratico e ancor più difficile da spiegare in termini concreti. Il testo di Enoch è invece indiscutibilmente quello che, nella letteratura sacra, rappresenta e ha sempre rappresentato il testo fondamentale per l'angelologia. E in effetti è interessante l'affermazione che i sovrani avessero un accesso particolare al paradiso, comunque questo mondo ultraterreno. Questo era valido, come tutti sappiamo, per l'antico Egitto, dove i sovrani erano imbalsamati, insomma avevano tutto questo rito e poi compivano questo viaggio nell'oltretomba sino ad arrivare alla loro destinazione, ma questo valeva anche per gli ittiti, valeva anche per gli antichi cinesi.
diversa era la visione per il mondo greco-romano o per il mondo nordico, germanico e celtico, dove invece accedevano alla vita ultraterrena tutti gli appartenenti al clan, quindi alla stirpe, alla sippe, no? Alla stirpe, purché si fossero comportati bene e avevano un vantaggio, quindi una migliore posizione nell'aldilà, quelli che erano morti combattendo o che comunque si erano distinti in combattimento nella loro vita. Procediamo quindi e andiamo ancora più su e arriviamo appunto al quarto cielo, Zebul. Nella demonologia medievale troviamo questo nome nella forma composta Belzebù, che deriva da Baal Zebul, ovvero il tempio o luogo elevato di Baal. Si tratta dell'orbita apparente del sole, che veniva collocato a questa altezza, e rappresentato da Baal, divinità solare taurina nella terra di Canaan, cioè Gerusalemme e dintorni. Ricordiamo che la descrizione dei cieli, almeno dei primi sette, la si può trovare nel Talmud, nel libro chiamato Chagigah, ovvero il libro delle festività, che è un trattato importante in quanto regola i riti di purificazione a cui i membri della comunità religiosa dovevano sottoporsi per partecipare ai pellegrinaggi al Tempio. In questo livello appunto troviamo il Sole e sotto di esso, abbiamo detto, nel secondo cielo ci sono gli spiriti dei sovrani che discendono dal Padre Solare. Fino a questo punto parliamo di angeli, ovvero di messaggeri, che la tradizione vede partire dal piano umano in carne ed ossa per arrivare gerarchicamente su fino all'idea che comunemente sopravvive riguardo queste entità come individui con ali di luce. Baal è quindi anche lui, come poi Yahweh, un signore degli eserciti. Si tratta di quel Giove che ha poi alimentato anche la simbologia utilizzata dagli eserciti romani. A questo livello troviamo una classe di arcangeli chiamati Ofanim, che nella teologia cattolica vengono chiamati troni. Per essere chiari, non si tratta di troni nel senso di sedili per sovrani, ma è una dicitura arcaica per tuoni, o ancor meglio indicano i fulmini. Nella scorsa puntata abbiamo parlato del legame simbolico che c'è tra i fulmini e la figura del cavallo alato Pegaso. Si tratta del Burak della tradizione islamica. Questi elementi li ritroviamo chiaramente nei libri di Enoch. Ora evito di addentrarmi nei dettagli perché la cosa si farebbe complicata. Comunque, in fondo ai nostri libri di Enoch potete trovare in appendice una schematizzazione che abbiamo prodotto sulla base del testo, integrando sempre con note e informazioni di contorno, dove potete vedere innestata nella struttura dei cieli un'elaborata concezione della Merkabah, che altro non è se una rappresentazione simbolica, anche qui sempre a sfondo astronomico, del percorso spirituale con cui l'uomo saggio può ascendere alla santità del paradiso. Sono risaliti e si sono riabilitati anche quei famigerati angeli caduti, per cui possiamo farlo anche noi. Questa è una cosa importante perché i libri di Enoch mettono in evidenza che noi, in questo momento, ci troviamo sul peggior piano esistenziale possibile. Abbiamo però aperto davanti a noi un percorso che ci conduce verso la perfezione divina, che tutti possiamo percorrere. Qualcuno ci riesce e sale, qualcuno ha ancora problemi e continua a ricadere su questa terra, ma prima o poi è destinato a risalire, prima o poi sempre nella scala temporale dell'eternità. Ora, molti teologi e ancor più sacerdoti si ostinano a dire che i mali del mondo sono causati da Lucifero, dai demoni, eccetera, ma non vi è nulla di più falso. A parte che questo cosiddetto Lucifero possiamo anche chiamarlo con il suo vero nome, infatti altri non è che il titano Prometeo, creatore dell'essere umano mortale, secondo la teogonia di Esiodo, che indicativamente è un contemporaneo di Omero. Anche volendo seguire la lettera alle scritture, dando voce a tutti i testi antichi, non solo a quelli che fanno comodo, scopriamo chiaro e tondo che la questione degli angeli caduti è partita chiusa. Hanno fatto quello che hanno fatto e poi sono stati perdonati e sono rientrati al loro posto. Anzi, qualcuno è anche stato promosso. Quindi una cosa è parlare di essere incorporei, di spiriti che condividono il nostro spazio, ipotesi o possibilità peraltro scientificamente non scartabile, e si tratta sempre di noi in forma spirituale che andiamo e veniamo dai nostri corpi di carne.
Altra cosa è dare la colpa delle malvagità a qualcun altro che ormai ha fatto la sua storia. Ecco perché sussistono attriti in ambito teologico tra chi vede il diavolo quale antagonista divino e chi lo vede come autorizzato da Dio, per i più disparati motivi, a tormentare gli esseri umani. Ciascuno ha il proprio fardello e in qualche modo questo è legato alle singole esperienze individuali o potremmo anche dire alla ruota del karma. Solamente un appunto, così una nota curiosa, affermavi adesso che in maniera arcaica il tuono veniva indicato come trono e di ciò ne abbiamo ancora traccia in lingue e in dialetti, ad esempio in siciliano è tronu, in catalano è tro, in piemontese è trun, in lombardo è tron o tronada. Quindi queste lingue hanno mantenuto la forma arcaica, mentre invece in italiano si è evoluto ed è diventato da trono a tuono. Passiamo poi al quinto cielo, Maon, il cui nome indica le abitazioni, ma dal testo capiamo che per l'esattezza si tratta di stalle per i cavalli, che sono quei cavalli alati come Pegaso di cui abbiamo parlato poco fa e che quindi dimorano in questa zona. Qui troviamo con un grado superiore i famosi cherubini di cui abbiamo già parlato le volte scorse, che sono poi almeno in parte i jinn della tradizione araba. In Enoch sono chiamati principi della presenza. Ancora una volta troviamo delle armate celesti, quelle dei Gedudim, che sono al servizio dei loro generali, che sono gli Yahweh, poiché in questa fase, in questa stratificazione dei culti, la figura di Giove appare come un sincretismo di 8 divinità appartenenti ad un culto politeista precedente, che è quello che troviamo poi attorno alle simbologie di Noè, di cui abbiamo già in parte parlato. Si tratta quindi degli Arconti, gli Eoni, e Howard Philip Lovecraft nelle sue tormentate visioni li descrive come i grandi antichi, di cui parlerà poi nelle sue opere narrative. Mi permetto di citare questo saggista americano dei primi del Novecento, in quanto le sue opere hanno alimentato e alimentano alcuni filoni esoterici più moderni. Peraltro, Lovecraft aveva una formazione molto ben orientata su questo tipo di discorsi, per cui certo la sua è una produzione letteraria narrativa, ma dalla sua lettura traspaiono molte cose interessanti sul piano simbolico. Questo ci dimostra ancora una volta come esista un filo diretto tra le antiche produzioni letterarie che pescano nella tradizione preistorica e il nostro mondo contemporaneo. Il pianeta associato o collocato in questo quinto cielo è Marte e quindi vediamo anche quella sovrapposizione di cui abbiamo parlato le volte scorse tra Marte e Giove, dio della guerra come nella concezione romana, che in ambito europeo diventerà Tiu, quindi dio, provenendo dall'antica divinità Tiwaz dei Luvi dal secondo millennio avanti Cristo in area turco-armena, che è rappresentato dal simbolo del sole alato che troveremo poi in Egitto, che troviamo già nella cultura sumero-accadica e che ritroveremo poi tale e quale anche presso i popoli precolombiani di cui parleremo in una prossima occasione. Scusa, reverendo, affermavi ora che i jinn erano al servizio, no, di questi esseri, no, più importanti nella gerarchia. In effetti lo troviamo anche nel Corano, dove abbiamo alcuni jinn che sono al servizio di Re Salomone, visto come appunto l'anello di congiunzione fra quello che era il popolo ebraico e la divinità, essendo Salomone sia re che sommo sacerdote. Saliamo ulteriormente e arriviamo nel sesto cielo, chiamato Makon, che indica un luogo stabile o dimora. Ancora una volta vediamo come abbia importanza il concetto di stanzialità, che è in questo caso quella delle stelle fisse. Si tratta così ancora una volta di una collocazione del firmamento, a dire che in un certo periodo storico-religioso veniva identificato nelle stelle l'origine del creato.
Il Talmud, in una concezione astronomica più sviluppata, associa a questo livello il pianeta Giove e quindi la divinità di Yahweh, ma abbiamo visto che questa figura sincretica di origine ellenica è sostanzialmente da considerare a cavallo tra il quinto e il sesto cielo. La simbologia legata a Yahweh Giove si trova in parte nel quinto cielo per la centralità che l'ebraismo ha voluto dare alla divinità militare degli Hyksos come effetto dell'attività politica del principe egizio separatista Mosè, viceré di Nubia, che troviamo nella Torah. Nel sesto cielo, dichiaratamente, Yahweh Giove come pianeta e come creatore, in ottica monoteista, fa parte del rinnovamento religioso descritto per esempio nel Talmud. Ma nei libri di Enoch troviamo che queste entità, che poi sono meglio conosciute come serafini, sono i creatori del mondo, quegli Elohim che nel testo ebraico di Genesi danno il via alla creazione del mondo e dell'uomo. In Enoch vediamo comunque la presenza in questo cielo anche degli Irim, che sono in pratica i Satana, ovvero il pubblico ministero, gli accusatori, che operano nel tribunale celeste. Abbiamo parlato di tutte queste simbologie e questi assetti nelle puntate precedenti. Questi accusatori criticano il popolo ebraico cercando di farlo finire all'inferno o farlo perire nella distruzione alla fine dei tempi. È molto interessante questo passaggio dove abbiamo i cosiddetti demoni, gli accusatori e gli Elohim, angeli, che convivono nello stesso cielo e non sono nemici, o perlomeno non si combattono, ed è una visione differente da quella che ci offre il cristianesimo, il cattolicesimo in particolare, in quanto li vuole far vedere, angeli e demoni, come nemici assoluti fra di loro, mentre invece noi sappiamo che nel mondo antico ebraico non vi era questa inimicizia, per non dire lotta, in quanto i cosiddetti demoni erano solamente gli accusatori e quindi era una funzione da parte che era stata assegnata da parte della divinità ad alcuni particolari angeli. Questo lo troviamo anche nel Corano, in quanto sia gli angeli che i demoni in realtà non possono fare ciò che vogliono, ma sono tutti sotto il controllo e sotto la volontà di Dio Allah, e quindi ecco che non possono né combattersi fra di loro né compiere azioni che siano contrarie alla volontà di Dio. Saliamo ancora e arriviamo al settimo cielo, che ai giorni nostri ricordiamo con un'espressione che indica l'essere felici e sereni. Ma cosa c'è in questo settimo cielo? Il nome ebraico è Arabot Rakia. Si tratta anche in questo caso di un firmamento, quindi di una nuova stratificazione, di un nuovo livello per la concezione del divino. Rakia è appunto il firmamento, ma Arabot, ci dice il Talmud, è l'oscurità. Sembrerebbe quindi quel cielo nero privo di stelle in cui sono stati relegati gli angeli caduti, quindi di fatto il Tartaro, che abbiamo visto costituire il livello infero più profondo. È un po' come se si chiudesse il cerchio. Ecco quindi che il Tartaro sono le acque di sotto, quindi gli abissi marini, e Arabot per contrappunto sono le acque di sopra, ovvero gli abissi celesti. L'ebraismo colloca su questo piano El Shaddai Rabba, quel padre originario che troviamo rappresentato dal pianeta e divinità Saturno, che era giusto appunto uno dei titani. Si tratta del grande sovrano dell'età dell'oro, come ci narra Virgilio nell'Eneide. Storicamente marca il passaggio dalla civiltà pagana nomade dei cacciatori, qui sì nel senso di pagano come selvatico, a quella stanziale dei coltivatori e degli allevatori. Parliamo indicativamente del mondo greco del secondo millennio avanti Cristo. Poi sarà solo verso il primo secolo avanti Cristo che i latini identificheranno con Saturno il greco Crono, il padre di Zeus Giove. Ecco infatti che Saturno si trova sopra Giove in questo antico schema astronomico. Ma si tratta, come abbiamo visto, di una produzione ebraica, per quanto ellenizzata. Per uno schema più radicale bisogna invece fare riferimento a Esiodo, il quale ci spiega che i titani, Zeus incluso, erano nipoti di Urano, ovvero del cielo stellato.
fatto sta che dal punto di vista astronomico, che è quello che comanda, ci troviamo in buona sostanza in uno spazio vuoto e privo di stelle, nell'oscurità. In ambito ebraico, come abbiamo visto in una scorsa puntata, si configurava una competizione vera e propria tra sacerdoti e scribi, tanto per il prestigio quanto a livello teologico. I più abili erano sia sacerdoti che scribi e godevano del titolo di rabbi, quello che in italiano viene detto rabbino, ma che meglio si utilizza come forma prenominale e che significa sì padre, come ci dicono molti commentatori islamici, ma in ambito ebraico ha principalmente il valore di mio signore. E quindi ecco che questo El Shaddai Rabba, che abbiamo in questo settimo cielo, è un po' la figura, l'obiettivo o il modo d'essere e di sentirsi di questi antichi rabbini della Gadà, ovvero di quelli, per dirla in maniera chiara e tonda, che si inventavano di sana pianta racconti da utilizzare per la predicazione o propaganda, come meglio volete chiamarla. Racconti che chiaramente dovevano far presa sul pubblico di allora, per cui certo erano inventati ma facevano leva su temi e personaggi che già appartenevano alla cultura popolare. Non c'è nulla di male nel fatto che inventassero nuovi racconti, il problema nasce invece dal fatto che il pubblico li abbia solitamente ritenuti veri alla lettera quando si tratta di storie codificate per ragioni di sicurezza e censura. Prendiamo ad esempio Pietro. Nella sua figura di santo tiene le chiavi dei cancelli del paradiso, ma si tratta delle chiavi di lettura, di decodifica, che permettono di aprire le porte della comprensione sui testi sacri. Ecco quindi che le scritture della Torah, del Vecchio Testamento, vengono assestate proprio durante questo periodo letterario Agadà, e quindi tante di quelle che ci appaiono come incongruenze vengono inserite appositamente per trasmettere informazioni specifiche. Alcuni saggi dell'epoca successiva, i cui scritti sono inseriti poi nella Bibbia, come ad esempio Ezechiele, seguono questa stessa logica, creando mondi fantastici e spesso incomprensibili per il lettore occasionale. Apocalisse è un altro di questi testi fortemente codificati, e il fatto che sia attribuito all'evangelista Giovanni, ovvero Yohanan, indica che anche il Vangelo più soavemente è andato incontro a un processo simile. Abbiamo parlato qualche puntata fa della questione del culto vulcanico legato appunto a Vulcano e Festo. È molto significativo il fatto che nella genealogia delle divinità che si deduce dalla teogonia di Esiodo, Efesto, quindi il culto vulcanico, sia solo successivo al culto stellare. Ciò significa che tutti i gravi eventi naturali legati alle eruzioni vulcaniche che avevano stimolato la nascita del culto di quello che poi verrà chiamato Efesto, eventi distruttivi coincidenti grosso modo con l'ultimo periodo glaciale, l'ultima glaciazione è stata aggravata e potenziata dagli effetti della supereruzione del vulcano Toba circa 70-75 mila anni fa. Dicevamo, il culto vulcanico è ben successivo rispetto al culto del cielo stellato. Abbiamo visto all'inizio di questa puntata come gli uomini seguissero e annotassero il movimento e la posizione delle stelle già molto tempo prima del diluvio. Praticamente possiamo dire che tra noi e i titani distrutti dal diluvio passa grosso modo lo stesso lasso di tempo che tra i titani e la nascita del culto stellare. Anzi, quest'ultimo è anche più antico, per cui possiamo immaginare come potessero tenerlo in considerazione i nostri antenati. Siamo quindi arrivati a questo settimo cielo ed ecco che troviamo l'ottavo Yahweh, quello che si distacca dai sette creatori sottostanti, diciamo gli Yahweh politeisti. Si potrebbe anche supporre che in qualche modo gli antichi astronomi si siano dati conto della presenza dei cosiddetti satelliti medicei attorno al pianeta Giove, ipotesi ardua ma teoricamente possibile. Questo ottavo e più elevato Yahweh, se vogliamo continuare a utilizzare questa etichetta ebraica, è Acatriel, il capo dei cherubini ribelli. Nei libri di Enoch, che sono di varia fonte, troviamo indicati i nomi dei messaggeri a volte nella dizione aramaica, a volte in quella ebraica. Siccome in questo modo sarebbe stato difficile seguire il discorso, abbiamo deciso di appianare tutto quanto alla dizione ebraica, se non altro perché è linguisticamente più antica dell'aramaico. Anche le varie tradizioni successive ci confermano che questo personaggio, Acatriel, è il signore del mondo, così come viene definito anche Adamo, e allo stesso modo viene definito il signore del male. Adamo, che aveva peccato carnalmente con Eva, presumibilmente sua sorella, come abbiamo visto dal testo sumero che parla di Utu e Inanna, a cui abbiamo fatto accenno prima. Ecco quindi che in questo settimo cielo è collocato il primo simbolico esponente del genere umano.
questa salita nei cieli è anche un viaggio indietro nel tempo, e quindi troviamo che questo Acatriel, come anche indicato nello gnosticismo, corrisponde a quell'Adam Kadmon che è il seme, il simbolico inizio del genere umano. Kadmon viene da Kad Amon, che in Egitto indicava e significava l'uomo antico, e verosimilmente dal punto di vista storico si tratta dei Neanderthal, di cui troviamo tombe spesso sulle cime delle montagne sacre, come ad esempio il Monte Carmelo in Galilea. Qui è il caso di soffermarsi un attimo per un ragionamento. Questo Adam Kadmon del mesticismo ebraico altri non è, diciamolo chiaro e tondo, che il dio egizio Ptah. La storia religiosa dell'ebraismo è legata a doppio filo con l'Egitto, mentre l'esperienza babilonese è servita solo ad alimentare la sovrastruttura mitico-filosofica, oltre che aiutare a dare una struttura portante scientifica, astronomica, ai testi sacri che altrimenti non sarebbero stati tali. Quindi, durante il periodo del profeta Yehoshua, che continueremo a chiamare così in mancanza di migliori dati anagrafici, anche se qualcuno ha lamentato che sul suo libro il nome è un altro, ma è nato in Palestina, non a Roma, e quindi siamo liberi di utilizzare la nomenclatura greca originale, dicevamo, nelle liturgie che circondano il culto di Yehoshua si parla dell'alto dei cieli. Che cosa significa dal punto di vista letterario e simbolico? Nell'alto dei cieli significa in quello alto dei cieli, per cui, stando alla matrice ebraico-egizia da cui proviene il cattolicesimo, verosimilmente si tratta di un'adorazione di questo Acatriel presente nel settimo cielo, che nella tradizione medio orientale è quella Shaddai Rabba, il padre onnipotente. Non è quindi Yahweh, una divinità ellenica, e non è nemmeno uno di quegli Elohim fautori della Genesi, poi mascherati dalle successive interpretazioni monoteistiche ebraiche e dalle traduzioni bibliche cattoliche come Dio. Acatriel è più in alto, e Adamo. I testi indiani, ad esempio l'Upanishad, ci ricordano che gli dei, quindi le divinità del politeismo, sono state create dall'essere umano, ed ecco infatti che Adamo, il genere umano, in questo schema viene a corrispondere al padre delle divinità politeiste successive. E a questo punto lasciamo i confini del Talmud, che non ci porta oltre, e proseguiamo sui binari di Enoch per vedere fin dove riusciamo ad arrivare. La struttura enochiana dei cieli, basata su 10 livelli, verrà poi ripresa dalla scuola cabalistica, che sintetizzerà lo schema dell'albero delle Sefirot, fondendo i 10 cieli con la simbologia dell'albero cosmico. L'albero delle Sefirot viene schematizzato attorno al III secolo d.C. Praticamente contemporanea è la nascita dell'alfabeto runico in Europa, normalmente datato al II secolo d.C., ma è evidente che la differenza di poche decine di anni permette di far facilmente coincidere i due eventi. E l'alfabeto runico viene da una serie di segni che Odino, quindi Mercurio o in Egitto Thoth, creatore della scrittura, avrebbe appreso in una visione mentre si trovava appeso a testa in giù all'albero cosmico Yggdrasil, sotto gli effetti di una pozione magica che gli avrebbe svelato le grandi verità del creato. Passiamo dunque all'ottavo cielo. Abbiamo detto che ci troviamo ora in un'estensione letteraria rispetto alla tradizione ebraica, quindi stiamo vedendo concetti che marcano l'origine dello gnosticismo e che provengono da inclusioni tratte dall'esperienza babilonese. Ecco infatti che questo cielo è chiamato Muzalot, che troviamo anche nelle edizioni Muzalot o Mazzaroth, ma sono le solite varianti vocaliche dovute al sistema di scrittura semitico. Ancora una volta si tratta del cielo stellato, ma in questo caso il termine significa più precisamente le costellazioni, nello specifico quelle dello zodiaco. Il termine in sé può anche indicare i pianeti, ma di pianeti gli antichi non ne vedevano altri, oltre a quelli che abbiamo citato precedentemente, perché ad occhio nudo non è possibile scorgere oltre. Se leggete Giobbe 38 da 31 a 35 troverete molto di quanto abbiamo detto. Ancora di più in Giobbe 38 si parla di molte cose interessanti che in Enoch sono descritte in maniera molto dettagliata, e si può ben intendere come il testo di Giobbe sia un riassunto di tanti concetti appartenenti in origine al testo di Enoch. Peraltro è interessante come in questo capitolo, a Giobbe 38:30, si parli del mare ghiacciato, che certo non è cosa tipica delle regioni di Levante o della fascia medio orientale, ma di questo parleremo in una prossima occasione. Quindi, chiaramente, le costellazioni, che sono quelle che utilizziamo anche oggi, provengono dalla scuola babilonese,
perché in Egitto erano un po' diverse, almeno nei tempi più antichi, come possiamo vedere ad esempio nella carta stellare di Dendera. Le 12 costellazioni le ritroviamo anche rappresentate simbolicamente nello stellario della bandiera europea. Di questo ottavo cielo viene detto poco, ma ospiterebbe il mutare delle stagioni, poiché appunto all'epoca si riteneva che fossero le stelle e le costellazioni con il loro progressivo apparire a determinare il cambiamento delle stagioni. Oggi sappiamo che le stagioni sono determinate dall'angolo di incidenza dei raggi solari sulla Terra, che cambia nel corso dell'anno per via dell'inclinazione dell'asse terrestre. Il fatto di vedere in determinate stagioni certe o certe altre costellazioni è un fatto incidentale, che è certo indicativo della fase dell'anno, ma non determina di per sé la causa del cambio stagionale. In questo ottavo cielo, i libri di Enoch collocano i figli di Noè, che poi in una certa fase letteraria sono assimilati ai giganti di Genesi, ma tutta la questione, che è un po' intricata e lunga da spiegare qui, la trovate sbrogliata nel libro L'alba degli dei, che abbiamo realizzato appunto come supporto di approfondimento al testo di Enoch, ed è comunque un testo autonomo che potete leggere separatamente. Insomma, in questo ottavo cielo vengono collocati i titani, tra cui Osiride, e sono loro a operare i cambiamenti stagionali. Vedete, a mano che avanziamo nel discorso, come diventi più agevole descrivere la questione mettendo assieme i vari personaggi delle varie tradizioni che si collocano perfettamente nel loro ruolo. Reverendo, accennavi ora che nella bandiera dell'Unione Europea vi è appunto lo sfondo blu che simboleggia il cielo e questo cerchio di 12 stelle queste gialle nel caso dell'Unione Europea. In realtà questo simbolismo era già stato utilizzato esattamente identico al tempo della cosiddetta rivoluzione americana, al tempo della guerra di indipendenza degli Stati Uniti, quando George Washington e gli altri capi della rivolta contro il regno inglese adottarono una bandiera blu con 12 stelle messe in cerchio, però l'unica differenza da quelle europee, che erano bianche e non gialle. Anche la forma delle stelle è esattamente la stessa, un pentalfa regolare, la stella di Pitagora per intenderci, che quindi ricordava il simbolismo messo in cerchio del passare del tempo, quindi il cerchio, il ciclo dei 12 segni zodiacali, quindi ogni cerchio un anno, eccetera eccetera. Quindi sia negli Stati Uniti di fine Settecento che in Europa alcuni decenni anni fa vi era qualcuno che conosceva, aveva delle competenze esoteriche, diciamo questa vicinanza con il mondo massonico, che ha portato ad adottare in entrambi i casi la medesima bandiera. Poi in quella americana si è evoluta con le 13 strisce con alternanza bianca e rossa per indicare le 13 colonie, però la bandiera iniziale era esattamente la stessa. Ti ricevo subito la parola. Andiamo avanti e vediamo cosa c'è nel nono cielo. Abbiamo osservato prima i cambi stagionali, ora qui in Kuchavim troviamo le case o dimore o coordinate dei segni zodiacali. I segni zodiacali sono utilizzati per determinare lo scorrere del tempo, quindi ritroviamo il concetto ellenico del tempo, crono, che divora i suoi figli. Dal punto di vista astronomico bisogna rilevare la conoscenza tra gli antichi popoli del fenomeno di precessione equinoziale, con cui nel corso dei millenni l'asse terrestre muta di orientamento. Nella tradizione armeno-ellenica si colloca qui Noè, che invece in Egitto è Nut, la notte, descritto come personaggio femminile. Il nome di questo cielo, Kuchavim, sembra non essere documentato nel suo significato, ma dall'analisi del complesso e dagli indizi legati a Noè si può fare verosimilmente risalire ad un plurale ebraico del termine arabo Kaukab, quindi sarebbero le stelle. Se ad una prima osservazione si può genericamente dire che si tratta di un ulteriore livello a cui sono state spinte le stelle per effetto del culto a esse attribuito, in un'ottica più ampia e dopo la lettura di Enoch va considerata la possibilità che si tratti in particolare delle stelle dell'Orsa Minore, di cui fa parte anche la Stella Polare,
che appare quasi come perno attorno alla quale ruota la volta celeste. Infatti il termine arabo Kaukab deriva dall'accadico Kak, che è anche la freccia. Si tratta quindi di qualcosa che indica una direzione. Infatti le stelle indicavano ai viaggiatori il percorso. La stella polare, come tutti sappiamo, è sempre stata utilizzata a tale scopo, quella o quelle che vengono puntate nel corso della precessione equinoziale. E quindi saliamo infine al decimo cielo, chiamato genericamente ancora una volta arabo il cielo stellato, così come era il settimo, rimettendo quindi al suo posto il firmamento. È lo spazio cosmico. Nei libri di Enoch ne viene fatto solo accenno e probabilmente riveste solo un carattere simbolico. Qui dovrebbe esserci il Signore Onnipotente, ma essendo un riporto del settimo cielo, in effetti il costrutto è un po' traballante. Ecco perché il testo di Enoch ne fa solo un rapido accenno. A questo punto, come dice Dante fuori dall'inferno, siamo usciti a rivedere le stelle. È il caso di concludere con l'ultimo e definitivo livello, che non appartiene ai cieli. Oltre ogni confine materiale, lì si trova Allah, che quindi trascende tutti i cieli e tutto il creato. È un concetto certamente teologico, ma anche a livello astrofisico ha un significato concreto. In Enoch non si parla esplicitamente di Allah, ma durante la lettura sembra sempre di sentirlo scorrere sotto il testo e in effetti c'è senza essere nominato. A questo punto direi abbiamo completato la descrizione. Questo è il mondo metafisico descritto dalla teologia enochiana ed è uno dei viaggi mistici che vengono in letteratura attribuiti a questo patriarca che, come abbiamo già detto, costituisce un personaggio ricorrente nella letteratura dell'epoca, di cui purtroppo si sono conservati solo pochi testi. Tutto questo e molto altro viene descritto con molti e ricchi dettagli che trovate raccontati e spiegati nella nostra edizione dei libri di Enoch. Anche per quest'oggi è tutto, è stato un piacere come sempre stare con voi e proseguiremo il discorso nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata. Ottimo, grazie Reverendo. Anche questa volta un'interessantissima puntata che ci ha portato a meglio conoscere l'immagine plastica di quello che era il mondo ultraterreno secondo la visione di Enoch, con moltissime altre informazioni di corollario. Non ci resta che ringraziarti e dare l'appuntamento a tutti gli ascoltatori per una prossima puntata sicuramente interessante come questa. Grazie a tutti e alla prossima puntata.